Ciao a tutti, so che siete tutti dietro questa telecamera che ho qui davanti e niente, che dire, sono contentissimo di aver ricevuto un altro premio così importante. Quest'anno il cinema mi sta davvero regalando grandi soddisfazioni. Io non so se lo sapete, ma sono un grande appassionato di cinema, ho studiato cinema al DAMS, sono laureato in cinema, però un po' come ho detto stasera sul palco, vado al cinema per immergermi nel film, quindi non ho uno spirito molto critico, ma mi lascio proprio trasportare tanto dalla mia emotività, e molto spesso torno a casa con i personaggi che ancora mi sono addosso, quindi sono davvero stato, sono onorato di ricevere un premio così importante, così prestigioso. Ho voluto fare un piccolo accenno emozionatissimo, e credo si sia sentito, a Ennio Morricone, perché è stato un maestro che ho ascoltato per tantissimi anni e credo sia stato davvero uno di quegli artisti in grado di trovare il suono dell'anima e di registrarlo, di portarlo a tutti noi. Il suo patrimonio per fortuna resterà, e niente, mi sembrava giusto in una giornata così importante rendere omaggio a Morricone. Non credo ci siano domande, quindi niente, direi che colgo l'occasione per ringraziare ancora una volta Ferzan Özpetek per avermi permesso di posare la mia musica sulle sue immagini, e anche per avermi ispirato in tutti questi anni con il suo cinema, che seguo da sempre. E ringrazio tutta la mia squadra che lavora con me, da Curci, Carosello, Words for You, tutte le persone che lavorano nell'ombra ma che in qualche modo lavorano per farmi splendere. Ringrazio anche Claudio Ongaro, che lo vedo è lì nascosto, e il mio manager, che dire. Ringrazio tutti voi per essere stati qui ad ascoltarmi, e se non ci sono domande io vado. Ciao. Sono Dario Brunori, in arte Brunori Sass, mi presento, tante volte insomma serve, no, presentarsi, chiedo cenni là dietro, mi dicono di sì. Sono stato premiato per la miglior colonna sonora e per il film Odio l'estate di Aldo Giovanni e Giacomo con regia di Massimo Venier, a sorpresa. Per me sono molto sorpreso di questo premio, non perché il film non meriti, in realtà sono stato felicissimo di collaborare a questo film, e quindi parto dalla storia del film prima di raccontare poi come siamo arrivati a questo, che è una storia interessante, perché per me Aldo Giovanni e Giacomo, come per tanti della mia generazione, hanno rappresentato una forma di comicità innovativa, e soprattutto nel mio caso c'è una storia personale che mi piace raccontare, che è proprio uno, per me Aldo Giovanni e Giacomo erano il momento familiare con mio padre in maniera particolare, quindi quando mi è stato proposto di scrivere le musiche per loro, per me è stato una sorta di segnale, di segno di un legame che continua con mio padre, che non c'è più da quando ho cominciato a fare questo mestiere. Quindi sono molto felice di questo aspetto e del fatto che il film rappresenti anche un momento importante per loro, nel senso un momento di in cui la commedia è anche riflessiva, no? ha una forte connotazione legata al loro momento. Cioè, mi è piaciuto molto di questa storia di Massimo, che ha raccontato, è riuscito a raccontare con un sapore quasi, no, da... Mi è sempre sembrato un film da ricollegare ad alcune commedie americane che ho molto amato, come Little Miss Sunshine, e lì ho avuto la percezione di dover fare un lavoro musicale indirizzato in quella direzione, cioè un lavoro musicale che fosse quasi country folk, cioè rispetto ad una storia molto italiana, di villeggiatura all'italiana, con questo titolo, Odio l'estate, che richiamava la canzone quasi alla tradizione italianissima. Ho deciso, io che di solito scrivo sempre molto all'italiana, di cercare un'altra strada di scrittura. Massimo è stato molto bravo perché mi ha aiutato molto. Devo dire che la cosa bella di lavorare per il cinema, quando in realtà
sei abituato a lavorare per te stesso, perché un cantautore lavora sostanzialmente per se stesso, è proprio quello di imparare a stare al servizio e quindi di trovarsi in un ruolo diverso rispetto a quello solito, cioè essere al servizio di un lavoro altrui è una cosa molto, molto interessante, che mi dà l'idea di come spesso si possa imparare di più quando si riesce a fare un passo indietro. Questo premio ne è la conferma. Sono molto contento, devo dire, anche molto. Ho guardato l'Albo d'Oro e quindi mi sono detto, beh, considerando anche, ecco, che oggi abbiamo, purtroppo è cascata anche la scomparsa del maestro Morricone, mi sono detto, ecco, da Morricone a Brunori probabilmente questo è il segnale del baratro culturale in cui versa il nostro paese. Un saluto.